partire dall'assessore regionale, al quale chiedo ovviamente, dandogli il microfono, di inquadrarci un po' la fotografia, perché da alcuni mesi la regione, tra l'altro, è entrata a far parte, mi corregga se sbaglio, della Toti Region Salience, quindi è stato stretto un patto a livello internazionale, proprio perché l'Umbria non è l'ultima arrivata in questo fronte. Per arrivare dove, come si fa questa Allora, transizione? io chiedo un po' di tempo in più per inquadrare uno scenario, geopolitico. Posso mettermi in piedi? Questo tavolo è un po'. Siamo liberi di... Allora, non si può prescindere da un quadro geoeconomico che è molto chiaro, molto evidente, che forse solo l'Europa sembra non aver capito e compreso. Noi stiamo di fronte a una bipolarizzazione. Di quelli che sono una polarizzazione, scusate, degli investimenti produttivi in alcuni ambiti estremamente definita. Da un lato noi abbiamo la Cina che sono ormai tre piani quinquennali, 15 anni, ha investito sull'auto elettrica, come semplicemente accaparrandosi dal litio in poi tutte le materie prime che sono indispensabili per la produzione delle batterie. Questo come l'ha fatto? L'ha fatto andando a comprare miniere in Africa, costruendo accordi politici economici con quei governi, comprando anche quote di debito pubblico, facendo infrastrutture in quei paesi che detengono le risorse, le materie prime indispensabili. E l'obiettivo dell'ultimo piano quinquennale di Xi Jinping è quello di fare della Cina il primo paese mondiale per la produzione di auto elettriche e Pechino la nuova Detroit. Dall'altro abbiamo Biden, Inflation Act, che cosa fa? Politica attrattiva per gli investimenti produttivi, per i plan soprattutto produttivi. In questo momento, se noi rivediamo il sistema degli aiuti di Stato a livello europeo, il quadro è drammatico perché comunque gli Stati Uniti sono attrattivi e sull'auto elettrica hanno investito tantissimo in ricerca e sviluppo. Oggi fra le start-up più promettenti a livello statunitense c'è un fiorire di auto legate alla transizione elettrica. Che cosa vuol dire questo? Che Cina e Stati Uniti stanno puntando con un vantaggio di brevetti, tecnologie, materie prime sull'auto elettrica, schiacciando l'Europa. L'Europa cosa fa? Atto scellerato. L'Europa cosa fa? Dice dal 2035, dal 2035 mettiamo lo stop alla vendita e alla produzione di motori endotermici. Putiferio, putiferio non per tutti. L'Italia, devo dire, su questo ha preso una posizione molto netta recentemente, che è stata fondamentale perché il tentativo di far passare questo provvedimento in realtà non è andato a buon porto perché servivano 15, il voto di 15 stati su 27. L'Italia ha incominciato a alimentare una fronda con il ministro Urso e con il ministro Salvini, che sono quelli più coinvolti chiaramente sul tema dell'automotive, e in questo momento siamo in una situazione di stallo, non ancora sicuro che il provvedimento non venga accolto. Perché? Perché l'Europa ha fatto questa scelta scellerata, scellerata per molti aspetti. Uno, perché se c'è un elemento su cui in Europa ci siamo distinti a livello mondiale è la qualità della produzione sull'automotive. No, è un elemento sicuramente, io l'ho scritto in un mio articolo, che abbiamo sicuramente il contributo che l'automotive ha dato all'Europa in termini identitari è stato molto più forte di quello che forse ha fatto la politica. Due, a pensare male dopo la vicenda del Qatar è molto semplice, insomma, abbiamo visto che fondamentalmente è anche facile un po' comprare il voto di qualche parlamentare europeo e lobby onestamente cinesi più che americane potrebbero anche far pensare male, ma poi c'è un tema fondamentale, abbiamo violato quello che è un principio che è sancito in tutta la transizione digitale e verde dell'Europa, che è quella della neutralità tecnologica. Ovvero, quello che è mancato in questa visione scellerata dell'Europa, da un lato andarsi a porre la domanda, ma quelle aziende che noi abbiamo, come arriveranno? Perché la transizione verso l'elettrico è qualcosa che va incentivata, ma va incentivata con un sistema di sostegno alla ricerca. Ma se noi non possiamo pensare di dare l'obbligo verso la transizione elettrica, non solo,
La strada molto più semplice per la transizione verso un modello più sostenibile di mobilità, per quello che riguarderebbe l'Europa, sarebbe quella indicata oggi dal ministro Urso di andare avanti soprattutto sui biocarburanti, perché i biocarburanti hanno una caratteristica fondamentale. Con i biocarburanti si potrebbe utilizzare la rete di distributori che oggi sono presenti. Per quanto sono diverse le caratteristiche prestazionali, con i biocarburanti sarebbe possibile mantenere larga parte delle linee produttive. E allora, in questa decisione scellerata dell'Europa, a cui ci siamo subito, ricordo anche con la Presidente Tesei, nel lontano aprile, quindi in tempi non sospetti, prima che montasse la polemica, abbiamo chiesto un appuntamento all'ambasciatore italiano a Bruxelles affinché venissero portati in Europa, dopo il nostro ingresso anche nella Alliance per l'Automotive, le istanze di un settore proprio affinché l'Europa considerasse uno il principio di neutralità tecnologica. Non si può dire questa è la tecnologia, perché è un qualcosa che è due, che mettesse al centro di questa transizione verso nuovi modelli di mobilità il tema dei biocarburanti o anche dei carburanti sintetici. Qualcuno ha preferito le carni sintetici ai carburanti, fondamentalmente, però in qualche maniera stiamo recuperando la strada. Permettetemi, ho capito che Una cosa. non un saluto che non ho fatto al sindaco Luca Carizza, con cui abbiamo avuto in questi anni sempre un rapporto di proficua collaborazione, al vice sindaco Annalisa Mierla, con cui abbiamo un contatto costante, anche vedo presente il consigliere Valerio Mancini, presidente della Commissione Attività Produttive della Regione, della Consiglio regionale. E poi riprendiamo Sì, i temi, gli non mi dimentico approfondimenti. di averla.